La fisica quantistica sfida le leggi della fisica classica. La fisica classica si concentra sulla materia osservabile e attua previsioni basate su di essa. Tuttavia, le particelle subatomiche non possono essere ulteriormente divise con la nostra attuale tecnologia e si trasformano in energia. Il quark è la particella più piccola e, se possiamo influenzarla, possiamo cambiare la materia e la realtà. L'energia permea tutto l'universo e circa il 95% dell'universo è invisibile, composto da questa energia che si dissolve in probabilità matematiche se non osservata. Il principio di indeterminazione di Heisenberg fornisce ulteriori spiegazioni per questo fenomeno. Gli elettroni si muovono in modo imprevedibile attorno al nucleo e rispondono all'osservatore. L'idea chiave è che il campo unificato, o il reame quantico, sia composto esclusivamente da energia, che può essere plasmata in qualsiasi cosa l'osservatore desideri. Molte persone non riescono a modificare le loro circostanze perché sono intrappolate nei loro vecchi schemi di pensiero. Prendiamo ad esempio una persona che è al verde e va a letto credendo che si sveglierà nella stessa situazione finanziaria il giorno successivo. Ciò crea una mentalità di scarsità e si porta questa realtà dal campo quantico. La nostra realtà si manifesta solo quando la osserviamo e dobbiamo anche sentirlo per renderlo realtà. Ripetere semplicemente affermazioni senza crederci veramente non basta per creare la realtà che desideriamo. Dobbiamo introdurre consapevolmente la coscienza del nostro futuro. Rivivere il passato affidandosi alla memoria e ai cinque sensi non produrrà alcun cambiamento, poiché continuano a produrre gli stessi schemi operativi che portano alla stessa realtà. È fondamentale riconoscere l'importanza di accettare l'incertezza e sentirsi a proprio agio nel non sapere come superare le circostanze attuali. Questo non è responsabilità tua. La tua responsabilità è risiedere nel futuro come se fosse una realtà esistente. Devi immaginare con il cuore e con i sentimenti lo stato che desideri nella tua vita. Devi rendere un'esperienza immaginativa così autentica e vivida che quando ne esci, credi che sia inevitabile che accada, perché l'hai già vissuta nella tua mente. Concentriamoci sull'importanza di provare emozioni elevate come amore, gioia, ispirazione e gratitudine mentre ci impegniamo in atti immaginativi. Queste emozioni positive elevano la tua frequenza vibrazionale, trasformandoti da essere principalmente materia a essere più energia. Le emozioni elevate vibrano in modo più coerente e a frequenze più elevate, mentre le emozioni negative come rabbia, colpa e stress vibrano a frequenze più basse in modo irregolare. Di conseguenza, le emozioni elevate assomigliano all'energia, mentre le emozioni negative ti rendono più simile alla materia. Man mano che diventi più energia, inizi a fonderti con il campo unificato, consentendoti di influenzare la materia e manifestare qualsiasi desiderio tu abbia. La chiave per manifestare i tuoi desideri è visualizzarli ripetutamente durante una profonda meditazione finché non sembrano reali. La mente non può differenziare tra immaginazione e realtà, quindi una visualizzazione vivida ed emotiva equivale alla cosa reale. Concentrandoti intensamente e provando emozioni elevate, puoi osservare i tuoi desideri materializzarsi. Questo processo richiede di operare nell'incognita e di conseguenza si verificheranno eventi imprevisti noti come il ponte dell'incidente, che avvieranno il percorso per la manifestazione del tuo desiderio. Mentre desideri più piccoli potrebbero non richiedere una serie di eventi, i sogni più grandi spesso richiedono una catena di eventi che si svolgono, e il ponte dell'incidente è il primo evento di quella catena che ti dà fiducia che il tuo desiderio si sta avverando. Tieni presente che esistiamo in un mondo che segue i principi della fisica classica, che opera su un livello tridimensionale, mentre il reame quantico esiste su molteplici dimensioni. Quando desideriamo qualcosa, ci vuole tempo perché si manifesti nella nostra realtà, poiché si sposta dal reame quantico al nostro mondo tridimensionale. Tuttavia, se continuiamo ad osservare e concentrarci sulla nostra attuale realtà, attireremo più della stessa cosa. Pertanto, se vogliamo cambiare le nostre circostanze, dobbiamo cambiare la nostra vibrazione per allinearla alla nostra realtà desiderata. Questo richiede più che semplici parole. Dobbiamo anche coltivare i sentimenti ed emozioni appropriate che si allineano al nostro desiderio. Secondo il dottor Joe Dispenza, il desiderio ti troverà, arriverà a te e ne sarai consapevole poiché il ponte dell'incidente si manifesterà. Se il mondo newtoniano è caratterizzato dalla materia, il reame quantico è caratterizzato dall'energia. Se il mondo newtoniano è prevedibile e certo, il reame quantico è incerto e imprevedibile. Se il mondo newtoniano è infinito nello spazio e finito nel tempo, il mondo quantico è infinito nel tempo e finito nello spazio o può essere condensato. Nel campo quantico ci sono stati e ogni stato potenziale esiste. Un elettrone può essere trovato ovunque e da nessuna parte allo stesso tempo nel campo quantico. Tutte le concezioni possibili esistono nel campo unificato.
e tutto ciò che devi fare è occupare e osservare lo stato desiderato. Scegli il tuo stato e inizia a viverci. E secondo i principi della fisica quantistica, uno stato osservato deve materializzarsi. Ecco perché la mente può influenzare la materia. La coscienza è l'essenza di tutto ciò che esiste. Per materializzare i tuoi desideri, devi concettualizzarli nella tua mente e rimanere fedele ad essi. Il campo quantico non è lineare e il tempo è infinito, quindi puoi occupare gli stati del futuro e manifestarli attraverso l'osservazione. Il campo quantico è anche noto come campo unificato, il che significa che tutto è connesso e nulla è separato. Diventando energia nel campo unificato, puoi influenzare chiunque o qualsiasi cosa occupando lo stato che desideri. È fondamentale lasciare andare il passato e i tuoi schemi di pensiero abituali e risiedere nell'ignoto, dove puoi occupare il tuo stato futuro nel momento presente. Devi sentire gratitudine ed eccitazione per possedere già ciò che desideri, e il resto sarà preso cura dal divino o dall'intelligenza infinita che governa tutto. I tuoi cinque sensi possono ingannarti, quindi non fare affidamento su di essi per percepire la realtà. Invece, concentra la tua attenzione nell'occupare lo stato desiderato nella tua coscienza e mantieniti fedele ad esso fino a quando non si materializza nella tua realtà. Per entrare nel campo quantico, devi abbandonare l'identità fisica e entrare come pura consapevolezza, coscienza o possibilità. Devi lasciare tutto ciò che appartiene al mondo fisico e concentrarti unicamente sul momento presente. A causa di questa percezione, il tuo cervello pensante o il neocortex, responsabile della tua mente cosciente, rallenta, diventa meno attivo e inizia a lavorare in modo più olistico. Come discusso in precedenza, quando viviamo sotto l'influenza degli ormoni dello stress, le onde cerebrali si attivano in un modello disordinato e incoerente, il che influisce sull'efficienza del nostro corpo. Ciò accade perché cerchiamo di controllare e prevedere tutto nella nostra vita. La mente umana tende a fissarsi. In conclusione, la fisica quantistica CI sfida a superare i limiti della fisica classica e a comprendere che siamo parte di un universo interconnesso e in continua evoluzione. La realtà che sperimentiamo è influenzata dalla nostra coscienza e dalla nostra capacità di osservare, sentire ed essere in sintonia con gli stati desiderati. Ricorda che sei il creatore della tua realtà e che puoi cambiare le tue circostanze attuali aprendoti alle infinite possibilità offerte dal campo quantico. Sperimenta la gratitudine, l'eccitazione e la fiducia nel tuo potere di manifestazione e lascia che il divino si occupi del resto. La fisica quantistica ci mostra che siamo esseri energetici immersi in un mare di potenzialità. Abbraccia questo potere e vivi la tua vita con la consapevolezza che puoi creare la realtà che desideri. Ti invito a esplorare ulteriormente queste idee, a praticare la meditazione e a sperimentare la tua capacità di influenzare la realtà attraverso la tua coscienza. Ricorda che sei un'entità energetica e che il campo quantico è a tua disposizione per creare la vita che desideri. Confida nel processo e lasciati sorprendere dalle meraviglie che si svelano quando ti apri al potere della fisica quantistica nella tua vita quotidiana.